Buon inizio settimana con le notizie del TG6. È giunta la stretta sui Novax. Da oggi anche in zona bianca sarà necessario il Super Green Pass per accedere a tutti quei luoghi della cultura e del divertimento, ma non per andare al lavoro, per cui continuerà a essere sufficiente il solo tampone, ovviamente con esito negativo. E inoltre obbligo di mascherine all'aperto a Chieti, a Teramo e presto anche a Pescara. Il Super Green Pass da oggi è realtà. Fino al 15 gennaio anche in zona bianca sarà necessario il certificato verde rafforzato per accedere a cinema, teatri, stadi e ristoranti al chiuso. Il Super Green Pass era già necessario in zona gialla e arancione a partire dal 29 novembre, mentre in zona rossa le attività rimarranno chiuse. Sostanzialmente la novità riguarda soprattutto i non vaccinati. Solamente chi ha ricevuto la propria dose o è guarito dal Covid potrà recarsi nei luoghi del divertimento e della cultura, mentre un tampone antigenico molecolare con esito negativo sarà ancora sufficiente per recarsi al lavoro e utilizzare i mezzi pubblici. Fatta eccezione per coloro i quali sono obbligati al vaccino dal DL 172 in vigore dal 27 novembre, ovvero personale scolastico, sanitario e del soccorso pubblico e anche militari e polizia. Negli ultimi giorni si è registrato un vertiginoso aumento di prime dosi inoculate e in base alla circolare del Ministero degli Interni del 29 novembre i controlli saranno rafforzati. Nei ristoranti e negli esercizi commerciali saranno Polizia Municipale e Guardia di Finanza a verificare che tutto sia in regola, mentre sui mezzi pubblici saliranno Carabinieri e Polizia. Le sanzioni, che non riguardano solo chi è sprovvisto di Green Pass, ma anche chi ha omesso il controllo, vanno dai 400 ai 1000 euro. Inoltre, chi falsifica un certificato rischia di incorrere nell'articolo 482 del codice di procedura penale, che prevede per falsità materiale dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione. Chi utilizza un Green Pass falsificato da altri potrebbe incappare nel reato di atto falso, articolo 489, che prevede la reclusione da 2 mesi a 2 anni. Chi utilizza un Green Pass di un'altra persona potrebbe essere denunciato per sostituzione di persona, che in base all'articolo 494 prevede fino a un anno di reclusione. Ingannare il personale sanitario, invece, per il codice penale potrebbe essere truffa, tentata se si viene scoperti, ai danni dello Stato. E gli amministratori locali, come al solito, possono decidere misure ancor più stringenti, ma non allentare quelle imposte da Roma. L'inaspettata virulenza della quarta ondata sta portando alcuni sindaci a correre ai ripari, con l'obiettivo di rallentare l'avanzata del virus e di salvare i consumi delle festività natalizie. In Abruzzo da oggi è obbligatorio l'utilizzo della mascherina, anche all'aperto, sul territorio comunale di Chieti, mentre a Teramo l'obbligo si estende solo al centro storico. Inoltre a breve la firma sull'ordinanza che imporrà l'uso della mascherina all'aperto anche nel centro di Pescara, che probabilmente sarà in vigore già da domani. Sabato ho incontrato il dottor Parruti, il dottor Polidoro e il direttore generale della ASL. Con loro abbiamo ragionato sulla necessità di emettere ordinanza che obblighi chiunque frequenta la zona centrale, anche all'aperto, di portare la mascherina. Questa è l'indicazione che sarà contenuta nell'ordinanza. Ovviamente saranno indicate le strade dove questo dovrà avvenire, ma le strade sono quelle della movida, quelle dello shopping, le zone pedonali, tutte le zone dove c'è la potenzialità di una concentrazione di persone maggiore rispetto alle altre zone di Pescara. Per le altre zone vige il provvedimento nazionale. Le ordinanze comunali di Chieti e Teramo e probabilmente anche quella di Pescara saranno in vigore fino al 31 dicembre. E il Super Green Pass, come abbiamo appena sentito, riguarderà soprattutto i non vaccinati, ma ci sarà un ennesimo contraccolpo soprattutto per il settore della ristorazione, come denuncia Confesercenti nel servizio di Paolo Renzetti. Tauci, cosa cambia da oggi con l'entrata in vigore del Super Green Pass? Se ne parla tanto, forse è anche giusto dare qualche informazione utile ai cittadini. Fondamentalmente, chi non ha il Super Green Pass non potrà accedere alle attività di ristorazione, bar, seduti al tavolo. Nel senso che rispetto a prima cambia il fatto che
chi non è possessore del Super Green Pass non può fare quello che faceva fino a ieri semplicemente con il Green Pass e col tampone. Resta però invariata l'opportunità di poter consumare al banco e di poter consumare all'aperto seduti a tavolino. Questo è invariato, come sono invariate tante altre categorie dove il Green Pass normale rimane tale. Purtroppo è un sistema che colpisce fondamentalmente per l'ennesima volta il settore dei bar e della ristorazione. Noi diciamo comunque in generale che se questo effetto produce una non chiusura per tutti i settori è un sacrificio che però in qualche modo il governo dovrà tentare di ristornare a queste imprese che purtroppo saranno quelle più colpite. Per i possessori di Super Green Pass non cambia nulla, chi è vaccinato al Super Green Pass o chi ha avuto purtroppo il Covid nell'arco degli ultimi 12 mesi potrà girare e fare tranquillamente la propria vita in piena tranquillità e autonomia. Voi temete un calo di fatturato seppur contenuto? Sì, anche perché una fetta importante di chi non ha il Super Green Pass sono i giovani che non ancora procedono alla vaccinazione e sono quei giovani che poi vivono alcuni luoghi, soprattutto luoghi legati anche alla movida e purtroppo quello sarà un calo di fatturato. Proseguiamo con la politica. Il neosindaco di Lanciano Filippo Polini, il candidato alla presidenza della provincia di Chieti. Dunque alle elezioni di secondo livello del 18 dicembre il centrodestra punta sul neosindaco di Lanciano per cambiare l'esito di un risultato che ad oggi sembra scontato. Stefano Recanati. Filippo Paolini, 66 anni, è il candidato alla presidenza della provincia di Chieti. Il neosindaco di Lanciano proverà a sovvertire l'esito della votazione che vede il centro-sinistra in vantaggio e che giorni fa ha presentato la candidatura di Francesco Menna, sindaco di Vasto. Una vecchia canzone di Giorgio Gaber, la libertà è partecipazione. Se vogliamo poi determinare il futuro di questa provincia bisogna partecipare. Partecipare io mi sono reso disponibile pur sapendo che sono stato eletto da 20 giorni, da 30 giorni e naturalmente all'inizio l'amministrazione è complessa, è difficile, bisogna fare tante cose urgenti. Però gli amici, non potevo dire di no agli amici. Appoggiato dal centrodestra unito, Paolini è sostenuto da due liste civiche, la lista Paolini Presidente e il territorio con Paolini. La provincia, che in passato è stata progressivamente svuotata a causa di una riforma incompiuta, avrà il compito di essere un punto di riferimento per comuni e istituzioni chiamate ad affrontare le opportunità del PNRR. Le province che perderanno questo treno faranno un danno a tutti i comuni che fanno parte della provincia. Ci vorranno professionisti, sarà possibile prendere persone che hanno capacità per poter gestire queste risorse. Senza di queste significherebbe perdersi per strada, perché oramai le risorse escono soltanto da quelle. Poi una stoccata al voto ponderato. Che non vedo che differenza ci possa essere tra uno che vota di Lanciano rispetto a uno che vota di Montelapiano. Sono realtà diverse, ma sono realtà che integrano una grande realtà che è quella della provincia, per cui personalmente sono per il voto uno vale uno, non è possibile, ma questo lo dico non perché abbiamo i numeri, non abbiamo i numeri, ma perché qualsiasi persona di buon senso capirebbe che oramai questa riforma tagliata a metà, questa riforma strana sulla quale si, perlomeno dopo il referendum si torna a parlare in un certo modo, a questo punto mi sembra assurdo che si voti in maniera ponderata. La NAO Abruzzo, il principale sindacato dei medici ospedalieri, ha invitato a Teramo i rappresentanti di istituzioni e aziende sanitarie abruzzesi per un confronto sui futuri ospedali che dovranno essere a misura di donna. Attualmente infatti le donne sono il 54% dei medici del Servizio Sanitario Nazionale e dunque bisognerà tenere conto di questo dato nella progettazione dei nuovi luoghi di cura. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Un ospedale a misura di donna, la NAO Abruzzo, il principale sindacato dei medici ospedalieri, chiama a raccolta istituzioni, tecnici e mondo sanitario per ripensare agli spazi di cura. Gabriella Marini, segretaria aziendale del sindacato, punta sul sorpasso delle mediche anche in Abruzzo, motivo per il quale il nuovo nosocomio dovrà tenerne conto. La progettazione di un nuovo ospedale è sicuramente importantissimo perché dà la possibilità di concretizzare dei paradigmi che sono in genere
genere teorici, perché la fortuna di costruire un nuovo ospedale non capita di frequente. Sicuramente una struttura moderna dovrà avere un baby parking, la possibilità di avere nido aziendale e materna, oltre ad avere, per il benessere di chi lavora e dell'utenza, una mensa, parcheggi adeguati e una viabilità facile, perché l'ospedale deve essere raggiungibile facilmente da tutti. In Italia, secondo gli ultimi dati, il sorpasso è già avvenuto. Le donne rappresentano il 50% dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. A livello locale sono ancora in minoranza. L'ASL di Teramo conta attualmente 651 dirigenti medici, di cui 345 uomini e 306 donne. Sono di più le ragazze anche che studiano medicina. Oramai sono quasi la maggioranza anche le mediche che esercitano. Purtroppo le regole sono legate anche al loro tempo, il tempo del lavoro, il tempo della vita delle donne è frustrante, perché la carriera interviene a frenare o il matrimonio o la maternità, e quindi abbiamo bisogno di un modo diverso di concepire i contratti e un modo diverso di concepire la flessibilità nell'utilizzo perfetto delle persone in base alle loro specialità. Le donne di solito sono anche molto più diligenti e scelgono specialità che hanno sempre anche un côté sociale, quindi è importante che la comunità si faccia carico di chiedere alla politica universitaria anche, che prepara i medici, di avere non un occhio di riguardo, un occhio attento ad un interesse generale. Se stanno meglio le donne e se stanno meglio le donne medico, stanno meglio tutti. La Sevel di Atessa sarà al centro dell'incontro che si terrà giovedì presso l'assessorato alle politiche del lavoro. Il consigliere regionale Mauro Febbo e ex assessore regionale alle attività produttive chiede a tutta la politica di prestare la massima attenzione a quelle che saranno le scelte del colosso dell'automotive. La situazione legata allo stabilimento della Sevel di Atessa sarà al centro del tavolo regionale convocato per giovedì 9 dicembre alle ore 10.30 presso la sede dell'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo. Insieme all'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, al tavolo regionale saranno presenti i responsabili regionali metalmeccanici di CGL, CISL e UIL e UGL, che hanno intenzione di avviare con gli interlocutori istituzionali un confronto sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento. Prime rassicurazioni riguardante il futuro produttivo occupazionale della fabbrica del Ducato vengono date dal consigliere regionale Mauro Febbo. Il massimo dirigente della Sevel ci hanno dichiarato in più di un'occasione, in più di un incontro ufficiale che abbiamo tenuto, che diciamo che lo stabilimento di Polonia è una cosa diversa rispetto allo stabilimento di Atessa, dove si producono 1300 tipologie di Ducato, una diversa dall'altra, cosa che non sarà in Polonia, però è chiaro che noi dobbiamo essere attenzionati. La produzione all'interno dello stabilimento va avanti a singhiozzo a causa dell'ormai cronica mancanza di microchip e componenti che hanno a che fare con le dotazioni elettroniche del furgone commerciale leggero. È un problema in questo momento temporale, quello della mancanza di produzione, non è un fatto che riguarda solamente la Sevel. Noi speriamo che questo momento venga superato. Nel frattempo continuiamo a essere al fianco dei lavoratori e dell'azienda, perché insomma, per noi è indispensabile continuare ad essere la punta di diamante della Stellantis e soprattutto di un territorio che oramai è altamente industrializzato. Una decrescita della Sevel produrrebbe danni enormi. Lo avete fatto, lo continuerete a fare, la politica abruzzese deve unirsi intorno tutta unita per cercare di arginare quelle che sono le problematiche del lavoro. Sì, assolutamente, io credo che ci sono tematiche dove non c'è differenza di colore politico o di appartenenza, ci sono tematiche che riguardano tutti, riguardano le famiglie, riguardano l'economia, riguardano la salute, ci sono tematiche troppo importanti per dividersi e quindi si va avanti insieme, ognuno mettendo la propria esperienza e la propria disponibilità a risolvere il problema e non a non risolverlo. Sono buoni i dati sulla raccolta differenziata a Teramo, il risultato complessivo è stimato intorno al 70%, percentuale che sfiora l'84% nelle zone con isole ecologiche. La Teramo Ambiente inoltre ha realizzato un calendario per il 2022 per aiutare i cittadini a conferire sempre meglio. Vediamo il servizio.
Il comune di Teramo è tra i primi 20 capoluoghi più virtuosi d'Italia per la raccolta dei rifiuti. La differenziata è stimata complessivamente intorno al 70%. A Teramo città si registra il 60%, mentre si raggiunge l'84% nelle zone con isole ecologiche. La Teramo Ambiente, società ormai interamente pubblica che gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani per il comune, ha pubblicato il nuovo calendario 2022 per aiutare i cittadini teramani a conferire sempre meglio. Viene visto come calendario, ma è un vero e proprio regolamento, cioè noi bussiamo alla porta dei cittadini teramani per cercare di regolamentare tutte le attività dell'igiene urbana. Tantissimi cittadini ci danno una mano, nel senso che la raccolta è puntuale, siamo arrivati al 70%. Purtroppo queste regole non vengono seguite da tutti e noi siamo in imbarazzo nel dire che tutto questo lavoro ottimo fatto sia da noi che dai cittadini di Teramo viene poi inficiato da quelle poche persone che non conferiscono così come regolamentato nel nostro calendario. Nel nostro comune sono presenti anche tanti stranieri, quindi voi avete pensato di arrivare a loro anche con regole scritte nella loro lingua. L'intervento nasce proprio da uno studio di quelli che potevano essere i cattivi comportamenti sul territorio, probabilmente derivanti anche dal fatto di avere una informazione parziale rispetto a quelle che sono le regole della raccolta differenziata. Da qui è nata l'idea di sviluppare un calendario che avesse al suo interno le regole scritte in tutte le lingue del mondo, proprio per poter coinvolgere tutta la popolazione del comune di Teramo, proprio perché nessuno rimanesse senza la conoscenza di quelle che sono le regole appunto sulla raccolta differenziata. Ottimi risultati dunque nella differenziata. In pochi anni un risultato straordinario. Dopo tanti anni siamo riusciti a superare il 65%, siamo al 70% complessivo in città e soprattutto l'84% nelle aree interessate dalle ecoisole. Quindi è stato un risultato raggiunto grazie all'avvio del percorso anche della tariffa puntuale, che è un obiettivo che ci siamo posti, legato anche ad un abbattimento complessivo che dovrà ovviamente proseguire dei costi. Stiamo mettendo in campo una rivoluzione in città, ma in linea piena con quello che è il mandato dell'Unione Europea, quello che è il mandato insomma, che risponde a criteri di carattere ambientale. Ancora difficoltà per le biblioteche abruzzesi, in particolare per la biblioteca di Giampaolo, e questa la denuncia del Partito Democratico di Pescara. L'oblio per le biblioteche rischia di far saltare anche il progetto del bando per le periferie tra comune e biblioteca di Giampaolo di Pescara. La giunta Marsilio è ancora una volta distante da biblioteche e cultura. Questa è la denuncia del Partito Democratico, che questa mattina ha alzato nuovamente un grido di dolore per l'abbandono delle biblioteche regionali. Dopo la conferenza stampa del 7 agosto, l'emendamento che ha permesso di sanificare e quindi riaprire le biblioteche regionali rimaste chiuse, questa mattina gli esponenti del Partito Democratico in Consiglio regionale e al Comune di Pescara hanno nuovamente richiamato la Regione ad un interessamento importante per le biblioteche abruzzesi. Come abbiamo dimostrato con varie attività che abbiamo portato avanti come gruppo del Partito Democratico, un'interpellanza nel 2020, un sit-in sotto la biblioteca d'Annunzio, una conferenza stampa ancora ad agosto del 2021 e ancora oggi qui nuovamente, per dire che le biblioteche ormai sono all'abbandono, chiudono, non riaprono, assenza di sanificazione. Abbiamo fatto stanziare noi del Partito Democratico 131.000 euro per la sanificazione dopo la pandemia delle biblioteche, che ha consentito a molte biblioteche di essere riaperte, ma c'è una grande carenza di personale. Il consigliere comunale di centrosinistra a Pescara, Mirko Frattarelli, ha poi parlato della situazione difficile che sta vivendo la biblioteca di Giampaolo di Pescara. Il consigliere Frattarelli ha invitato la giunta regionale a prendere gli opportuni provvedimenti. Se da una parte c'è la regione Abruzzo che tra virgolette mette un freno a dei fondi del governo per la biblioteca di Giampaolo, per le attività di questa biblioteca che oggi è praticamente
completamente martoriata, perché è passata da 10 dipendenti a 2 dipendenti, da un servizio aperto al pubblico veramente carente. Dall'altro lato c'è il Comune di Pescara che non spende una parola per una delle pochissime biblioteche presenti in città, è l'unica presente in un quartiere disagiato, in un quartiere diciamo difficile come quello di Pila del Fuoco. Io voglio chiedere all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore alla cultura di spendersi e di farsi sentire con Marsilio e con l'assessore regionale alla cultura affinché la di Giampaolo possa diventare una biblioteca diciamo europea e sicuramente più accessibile a tutti, studenti e non. Ovviamente. E ora la pagina dello sport con il calcio di Serie C, torna alla vittoria il Pescara che passa meritatamente a Grosseto, un successo che permette ai biancazzurri di ripartire e al tecnico Auteri di tenere salda la sua panchina. Ora occorre però continuità, il servizio. Riparte dalla Maremma la marcia del Pescara che espugna il campo del Grosseto con il risultato di 2-1 con merito dopo una gara condotta per 80 minuti e fino al gol locale che ha costretto poi alla sofferenza finale gli abruzzesi. Auteri salva la panchina, ma ora bisognerà provare a vincere anche le prossime gare prima della sosta per risalire la china. Delfino in campo con il 3-4-3. In difesa si rivede Glianes, a centrocampo Giambò tra i migliori al posto di Meunshai che non è al meglio e va in panchina, mentre in attacco la novità è Clemenza, autore di un gran gol. La squadra di Magrini, reduce dal successo di Siena, si schiera con il 3-5-2. In Maremma sole con 1500 spettatori sugli spalti, fra cui un centinaio di tifosi pescaresi. Allo Zecchini si parte su ritmi blandi con il Pescara pericoloso al 13° con il lancio di Rasi in area per Clemenza che da posizione angolata mette alto, e il Delfino a fare la gara con i locali guardinghi. Al 28° occasionissima per Dursi che si ritrova davanti a Barosi che riesce però a respingere. Al terzo tentativo il Pescara al 31° passa con Ferrari che dopo una corta respinta della difesa biancorossa insacca alle spalle del portiere di casa. Gran parte del merito va a Rasi che con il suo cross costringe all'errore la difesa maremmana. Per l'ex Comasco è il 7° sigillo stagionale. Il Delfino non si accontenta dopo il gol del vantaggio e al 37° arriva ad un passo dal raddoppio, ma la bella conclusione di Dursi vede il pallone stamparsi sul palo con il portiere maremmano battuto. Pescara padrone del campo con i locali in difficoltà e che al 44° subiscono il raddoppio ad opera di Luca Clemenza, che con uno dei suoi colpi e con un eurogol da antologia permette alla sua squadra di rientrare negli spogliatoi sul doppio vantaggio. Nella ripresa Grosseto che passa al 4-3-1-2 con gli ingressi in campo di Cretel e Boccardi per Salvi e Arras. All'11° Pescara che trova il tris con Ferrari, ma c'è l'annullamento di Bonacina di Bergamo per fuorigioco del bomber pescarese che non sembra però evidentissimo. Più volitiva nella ripresa la squadra di Magrini, ma Sorrentino non rischia nulla. Evidente appare allo Zecchini la differenza di valori tecnici tra le due formazioni. Con il minimo sforzo la squadra ospite controlla la partita, anche se al 23° c'è però la prima parata di Sorrentino su conclusione ravvicinata di Moscati. Al 26° primo cambio abruzzese con De Marchi che prende il posto di Ferrari. Al 35° si rivede il Grosseto ancora con Moscati, ma Sorrentino dice no anche in questa circostanza. Gara godibile nonostante tutto con i biancazzurri pericolosi al 37° con una conclusione di poco alta di De Marchi su cross di Zappella. Tutto questo un attimo prima della rete maremmana di Cretella che con un tiro angolato supera il portiere del Pescara, riaprendo la gara che vive il pathos finale che nessuno si aspettava con i padroni di casa che ora attaccano anche se in maniera confusa in un match improvvisamente di nuovo vivo, ma che il Pescara porta a casa dopo 4 minuti di recupero con merito, tornando alla vittoria esterna dopo 2 mesi e mezzo. Domenica prossima allo Stadio Adriatico bisognerà però vincere anche con la Pistoiese. La netta vittoria ottenuta sabato a Pontedera ha permesso al Teramo di fare un bel passo avanti in classifica. Il mirino è ora sulla gara con l'Ancona Metelica. Fa festa l'attaccante rosso che in Toscana ha segnato il 2° gol in stagione. Sono molto contento sia per il gol ma soprattutto per la vittoria di oggi, che per noi era questione di vita o di morte. Abbiamo lavorato tanto durante la settimana e ci godiamo questo momento, ma da martedì iniziamo subito a pensare alla prossima. Sì, l'avevo già vista, mi sono tuffato in tuffo sul cross di Mimmo e avevo visto che comunque la palla era dentro di un metro abbondante, secondo me. Poi appena ho visto
ho visto chi guarda le linee che indicava la metà campo, sono andato ad abbracciare tutti i miei compagni perché assieme siamo venuti fuori da una brutta domenica, quella scorsa. No, assolutamente. Le parole del mister ci hanno toccato, cioè, nell'anima, nel cuore di tutti noi, ma prima uomini che giocatori. Eravamo consci tutti quanti di aver offerto una partita che non so neanche descrivere a Carrara, perché eravamo completamente usciti dal campo. Però, essendo un grande gruppo, questa settimana ci siamo compattati e siamo riusciti a tirare fuori anche da dentro di noi tutte le forze per poter oggi fare questo grande risultato. Noi comunque c'è anche da dire che facciamo diamo una grossa mano anche in fase difensiva a tutta la squadra, ma come è giusto che sia. Quindi alle volte magari non arrivavamo con questa frequenza, però dai, siamo contenti. Con il giusto lavoro, con il giusto atteggiamento, tutte le cose arrivano, e adesso ci godiamo questo momento che però deve durare poco, perché c'è da pensare subito all'Ancona. Andiamo in Serie D, trasferta marchigiana propizia per il Chieti, che in casa del Monte Giorgio interrompe il digiuno di vittorie. I tre punti conquistati domenica scorsa allontanano un po' i neroverdi dalla zona calda della classifica. Una vera e propria boccata d'ossigeno per il Chieti, che spugna il Tamburini di Monte Giorgio e torna al successo dopo due mesi. Prestazione d'orgoglio dei teatini che per una domenica cancellano le recenti opache prestazioni. I rossoblù tornano in campo dopo un turno di stop forzato causa Covid. Senza Omiccioli nemmeno in panchina, e Di Mengo si affida a Misin, Santoro e Ruci a centrocampo. In avanti il tandem albanesi per Pepai. Dall'altra parte Lucarelli, che si gioca la guida tecnica, deve fare a meno di Accammadu squalificato e di Aquilanti, fermatosi nei giorni scorsi per un problema muscolare. Ad arretrare sulla linea di difensori è Pietrantonio, mentre a centrocampo torna titolare Ventola. Gara dai ritmi subito elevati e ad avere la prima occasione la formazione di casa. Lancio in verticale dalle retrovie a pescare l'inserimento di Albanesi, che una volta entrato in area di rigore non ci pensa due volte a scaricare verso la porta, ma Fusco è attento e mette in angolo. Nell'occasione nuova tegola per Lucarelli, perché si fa male Bassini al suo posto in campo Dondoni. Il Chieti, con il passare dei minuti, prende coraggio e crea presupposti per il vantaggio al 26esimo, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione il pallone resta tra i piedi di Consorte, che non ci pensa due volte, e la sua conclusione però termina al lato. E il preludio al gol, che arriva qualche istante dopo con Luca Fabrizi. Fa tutto il numero 9, che prende il pallone sulla tre quarti e dalla distanza fa partire un bolide che bacia la parte interna del palo e poi termina la sua corsa in fondo al sacco. Gol dal sapore liberatorio per l'attaccante, che va a condividere la gioia della rete con tutta la panchina. Dagli spioventi nascono i maggiori pericoli portati in avanti dai rossi di casa. Calcio d'angolo profondo, a svettare più in alto di tutti è De Meio, ma il colpo di testa trova il palo a dirgli di no. Dopo i primi 45 minuti il Chieti conduce per 1-0. Non ci sono cambi all'intervallo, con i teatini vicino al gol del 2-0 dopo pochi minuti. Punizione dalla distanza al Commele, che decide per la conclusione verso la porta con la sfera destinata all'incrocio dei pali, ma Gagliardini con un colpo di reni riesce a deviare in corner. L'arma in più del Chieti al Tamburini si chiama Luca Fabrizi. L'ex Castelnuovo si impossessa della sfera al limite dell'area e, dopo avere l'uso con un tunnel, l'intervento del difensore riesce a mettere alle spalle del portiere, messo fuori causa nell'occasione da un rimbalzo irregolare della sfera. Quarto centro in stagione per l'attaccante. Fabrizio è in stato di grazia e solo un giro di lancette più tardi vede Gagliardini fuori dai pali e dalla distanza siderale prova il gol dell'anno, ma l'estremo ospite riesce a tornare sui suoi passi e mettere in corner. Ora per la squadra di Eddie Mengo le cose si mettono male, ma hanno un sussulto nella fase centrale del tempo. Prima Ruci dalla distanza a calciare dal limite, attento Fusco a non farsi sorprendere. Poi entra in scena Pier Pepai, in ombra per gran parte della partita. Al 18esimo Fusco battezza male un cross in mezzo, l'attaccante anticipa e male la traversa a salvare il Chieti, poi sulla linea rimedia il portiere in qualche modo. L'attaccante ci prova anche la mezz'ora ad invertire le sorti della contesa, ma il suo tiro non c'entra lo specchio della porta. Il Chieti gestisce bene il finale, argina altrettanto le avanzate del Monte Giorgio e dalla fine porta a casa una vittoria fondamentale in vista del Tour de Force prima della pausa natalizia, che partirà già mercoledì, quando all'Angelini arriverà il Tolentino, un'occasione da non fallire per scacciare via il tabù casalingo. Non ci sono aggiornamenti, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.